Sia lodato Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore per gli insegnamenti e le parole che ci dona, che ci ha donato oggi nella liturgia. Abbiamo ascoltato questa sera questo testo tratto dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo. Noi ringraziamo Dio continuamente perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma com'è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. Ecco, vedete, dobbiamo renderci conto che la parola di Dio, per eccellenza, è la seconda persona della Santissima Trinità, cioè Cristo. Ecco, nella sua divinità, questa è la parola eterna. Onnipotente, ecco, che è lo stesso Dio. Poi abbiamo appunto la Sacra Scrittura che è parola di Dio. Vedete, la parola di Dio, ecco, la parola di Dio eterna ci dona di capire la Sacra Scrittura. E noi appunto vivendo secondo la Sacra Scrittura, noi appunto diventiamo sempre più simili anche a questa parola eterna che è Cristo. Quando noi riceviamo l'Eucarestia, vedete, nella messa, no? Si parla di due momenti, no? Momento che è la liturgia della parola e poi la liturgia eucaristica. In realtà, quando noi riceviamo l'Eucarestia, quando si rende presente Gesù Cristo con la consacrazione, si rende presente la parola per eccellenza. Vi rendete conto? Perché Gesù è parola eterna, la parola eterna. Vedete, quando noi leggiamo il Vangelo di San Giovanni, che cosa all'inizio, no? In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, no? Questo Verbo è la parola, è la seconda persona della Santissima Trinità. Ecco, vedete, cari fratelli, questo è molto interessante, no? Perché quando voi ricevete l'Eucaristia, ricevete la parola di Dio per eccellenza. Vedete, la Sacra Scrittura proprio ci aiuta a ricevere la parola di Dio per eccellenza che è l'Eucarestia. Vedete, il Signore ci fa conoscere la Sacra Scrittura per portarci a ricevere Cristo nell'Eucarestia e per poter vivere in Cristo, proprio vivendo poi secondo quello che la Scrittura ci insegna. Ovviamente, come ripeto, la Scrittura va conosciuta sotto la luce che viene dalla parola eterna, cioè da Dio stesso. È Dio stesso che ci illumina per conoscere la Scrittura, cari fratelli. E vedete, vivendo, ecco, sotto la guida della Sacra Scrittura, noi impariamo anche a discernere sempre meglio per capire quando è lo Spirito Santo che ci ispira, che ci dà le buone ispirazioni, quando è il demonio che ci dà le sue ispirazioni malvagie. Vedete che a volte le tentazioni del demonio sono molto nascoste, no? Sono molto nascoste e occorre sapienza per capire. Sant'Ignazio di Loyola, che ha appunto avuto da Dio proprio speciali grazie di luce per il discernimento spirituale, ha scritto un famoso testo, si chiama Esercizi spirituali. Ora, questo testo ci dà delle indicazioni molto importanti, già ne ho parlato un po' di alcune di queste indicazioni. Oggi voglio ancora ritornare su queste indicazioni che ci aiutano proprio a essere sempre guidati da Cristo, a essere sempre guidati da Dio nella nostra vita.
ci aiutano a vivere veramente, ecco, secondo la parola di Dio. Allora, vedete, dobbiamo conoscere queste cose, dobbiamo conoscerle in profondità e dobbiamo chiedere al Signore che ci doni una particolare competenza in queste cose per poter essere guidati sempre dallo Spirito Santo, per imparare a discernere bene quando è Dio che ci guida, quando è il demonio che ci guida. Dobbiamo essere molto attenti. Allora, queste regole che adesso vi spiego questa sera, già appunto le ho spiegate in un altro testo, però queste regole, almeno ne spiegherò alcune questa sera, queste regole sono regole, ecco, di, ecco, un livello più alto rispetto ad altre. Sant'Ignazio ci presenta due livelli di regole. Uno, ecco, per il livello più basso, per le persone principianti. Queste di oggi che vi presento sono regole che ci servono per capire meglio, ad un livello più alto, ecco, come lavora il demonio e come lavora lo Spirito Santo. Perché più saliamo a livello spirituale, più le tentazioni del demonio diventano sottili. E appunto, ecco, per questo ci sono queste regole, come dice Sant'Ignazio, per lo stesso scopo, per il discernimento degli spiriti, con maggior discrezione di spiriti, e giovano appunto quando la persona sta andando avanti nella vita spirituale, è diventata oramai, diciamo, ha superato la fase del le prime fasi, no? Non è più principiante, quindi in certo modo sta vivendo, ecco, nel secondo livello della vita spirituale, no? Si parla di proficienti, in certo modo. Comunque, appunto, sono utili per tutti poi queste regole, perché vedete che a volte il demonio è molto furbo, no? Si insinua, e comunque appunto dobbiamo conoscere queste regole, perché il demonio si insinua appunto con queste tattiche, ecco, molto nascoste, e quindi è bene che noi le conosciamo per smascherarlo. Allora, dice Sant'Ignazio, è proprio di Dio e dei suoi angeli, nelle loro mozioni, dare vera letizia e gioia spirituale, rimuovendo ogni tristezza e turbamento che il nemico induce, del quale proprio combattere contro tale letizia e consolazione spirituale, portando ragioni apparenti, sottigliezze e continue fallacie. Allora, vedete bene, qui questa regola è importantissima e riprende quello che già Sant'Ignazio ha detto prima, cioè Dio ci parla con la consolazione vera. Ecco, ovviamente per appunto, perché questo che ho detto sia efficace nella nostra vita, bisogna situare questo insegnamento, ecco, nella vita spirituale di una persona che sta camminando veramente sulla via di Dio. Quando noi camminiamo veramente verso il paradiso, stiamo camminando sulla via di Dio, stiamo liberandoci dai peccati, stiamo seguendo veramente il Signore, ci confessiamo, ci liberiamo, ripeto, dai peccati, riceviamo l'Eucarestia, quindi stiamo facendo un cammino di purificazione dei peccati, stiamo seguendo Cristo. Ecco, quando stiamo camminando su questa strada, ci aveva detto prima Sant'Ignazio, lo Spirito Santo agisce su di noi dandoci coraggio, spingendoci avanti sulla vita spirituale, sulla via spirituale, sulla via dello Spirito. Lo Spirito Santo lavora per farci capire, ecco, per farci capire, quando stiamo appunto su questo cammino, lavora per farci capire sempre meglio la sua volontà e per farcela fare. E proprio per questo motivo, per farci capire quello che dobbiamo fare, lo Spirito Santo ci dona delle consolazioni, nelle quali lo Spirito Santo ci unisce a se stesso in maniera particolare, particolare. Ecco, già ne abbiamo parlato di queste consolazioni. Dice, per esempio, un testo dei fratelli Ortiz, che avevano conosciuto praticamente Sant'Ignazio. Allora dicono questo: nella consolazione l'anima si ritrova distesa, incoraggiata, devota, concentrata, raccolta,
prova gusto e con maggiore rettitudine e intensità contempla e ama Dio e per amore attende alle opere di virtù ardue e difficili alla nostra sensualità. Con la medesima distensione e gusto spirituale l'anima si trova alleggerita dal vincolo, dal peso e dalla gravità con cui il corpo corruttibile, a causa del peccato originale, suole costringerla come in un carcere. Allora, vedete, dice ancora Sant'Ignazio, la consolazione interna scaccia ogni turbamento e attrae l'anima interamente all'amore del Signore. Allora, vedete, cari fratelli, questo che dice Sant'Ignazio è molto importante, perché è proprio in questi momenti di vera consolazione che il Signore, ecco, ci illumina per farci andare avanti sulla via che Lui vuole farci percorrere. La consolazione è molto importante, perché nella consolazione, ecco, il Signore, unendoci a sé, ci unisce anche alla sua sapienza, ci unisce, in certo modo ci fa partecipare alla sua luce e quindi ci fa capire qual è la nostra strada, la strada che dobbiamo seguire per fare in tutto la volontà di Dio. Qui noi stiamo parlando di un discernimento per capire qual è il progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Quindi è una cosa delicata, importante, molto delicata, molto importante, capite? Di cui Sant'Ignazio ci sta parlando. Quindi è un qualche cosa che, tra l'altro, non tante persone sanno, Sono fondamentalmente poche le persone che conoscono il discernimento degli spiriti. Ecco, quindi vedete, e poi anche il discernimento dello spirito, degli spiriti, richiede, oltre a una certa conoscenza, anche ovviamente la preghiera, perché il Signore, appunto, ci doni di capire veramente in profondità queste cose e ci doni, appunto, di poterle vivere. Ecco, allora vedete, Sant'Ignazio in questa prima regola ribadisce un concetto fondamentale, che appunto, quando noi stiamo camminando sulla via di Dio, allora, Dio, per farci capire la sua volontà, ci dona la vera consolazione, con appunto vera letizia e gioia spirituale. È proprio di Dio e dei suoi angeli, nelle loro emozioni, cioè nelle loro spinte, perché Dio ci spinge nella vita spirituale, no? Abbiamo detto, ci dà delle emozioni, dei emozioni sono dei movimenti. Quindi i movimenti che vengono da Dio in noi, nella nostra anima, sono, ecco, di vera letizia, gioia spirituale, che rimuovono ogni tristezza e turbamento che il nemico induce. Vedete, quando noi camminiamo sulla via di Dio, Dio ci dona questa vera gioia, perché ci sono anche a volte delle false consolazioni, e di Sant'Ignazio ne parlerà adesso. Cioè, appunto, la vera gioia di Dio è una gioia per la quale veramente partecipiamo a Lui e partecipiamo anche alla sua sapienza, alla sua sapienza. Quindi, vedete, il Signore ci dona queste vere consolazioni. Per capire la volontà di Dio, ripeto, dobbiamo riconoscere le vere consolazioni della nostra vita. Ovviamente per questo ci vuole qualcuno che ci guidi spiritualmente. Dobbiamo riconoscere le vere consolazioni della nostra vita e poi dobbiamo capire bene quello che Dio ci dona, che ci indica Dio nelle vere consolazioni. Perché, come abbiamo detto, è proprio in queste attraverso queste consolazioni che lo Spirito Santo ci parla e ci indica che cosa dobbiamo fare. Guardate che quello che dice Sant'Ignazio fondamentalmente lo troviamo pari pari sia in Santa Caterina da Siena sia in Sant'Antonio Abate, Quindi sono delle indicazioni fondamentali. Il Signore, ecco, quando ci illumina nella vita spirituale, ci illumina unendoci a sé, ecco, in questi momenti particolari, ci unisce a sé, quindi ci dona di partecipare alla sua sapienza, e partecipando alla sua sapienza noi capiamo quello che dobbiamo fare. Il demonio, invece, quando camminiamo sulla via di Dio, combatte contro la letizia e la consolazione spirituale e porta per questo ragioni apparenti, sottigliezze e continue fallacie. Ecco, anche la tattica degli scrupoli è una tentazione diabolica.
sono delle tattiche diaboliche che sono, vedete, sottili. Non è, perché qui già siamo a un livello più alto, no? All'inizio, vedete, all'inizio il demonio si presenta in maniera molto chiara. Forza, vieni a fare questo peccato. Guarda, per esempio, vai a rubare questo, uccidi quella persona, oppure vai a fare quel peccato impuro. Guarda quella bella donna, guarda quel bell'uomo, guarda quell'immagine, capite? Ma quando la persona già diciamo, è salita a un livello superiore della vita spirituale, il demonio non si presenta più così in maniera diretta, ma lavora in maniera subdola, sottile, vedete come dice qua, porta ragioni apparenti, cioè delle cose che sembrano buone. Guardate che, vedete che il demonio si manifesta come molto furbo a questo livello, quindi ci vuole molta prudenza, molta sapienza, eh? State bene attenti perché il demonio, non pensate che vi tenta sempre apertamente, eh? I santi lo sanno molto bene questo. Il demonio all'inizio ci tenta apertamente, ma quando la situazione poi, ecco, cambia e noi diventiamo più forti, saliamo spiritualmente, il demonio comincia a tentarci in maniera sottile, vedete come dice Sant'Ignazio, con ragioni apparenti, cose che sembrano vere, ma in realtà non lo sono, se però veramente esamini bene la cosa, con sottigliezze, vedete, con cose sottili che entrano. Che sono appunto, come dicevo prima, apparentemente buone, ma che in realtà poi portano fuori linea. Seconda regola: è solo di Dio nostro Signore dare consolazione all'anima senza causa precedente, perché è proprio del Creatore entrare, uscire e fare emozioni in essa, attirandola tutta all'amore di Sua Divina Maestà. Dico senza causa, cioè senza nessun sentimento o conoscenza di alcun oggetto, da cui venga quella consolazione, mediante i Suoi atti di intelletto e volontà. Allora, qui Sant'Ignazio ci dice che a volte le consolazioni vengono senza che noi abbiamo fatto niente, magari facendo, mentre stiamo a fare una cosa completamente differente. Mi raccontava un sacerdote che una volta una signora ebbe una consolazione divina mentre stava lavando i piatti, cioè stava facendo una cosa completamente, diciamo, lontana dalla preghiera e da quello che ci predispone normalmente alla consolazione, qualche cosa di completamente lontano. Non stava, magari non stava proprio pensando assolutamente a Cristo, al Signore, improvvisamente viene proprio questa consolazione, improvvisamente, mentre uno sta facendo appunto, ecco come dice, senza causa. Questa è proprio di Dio, eh? Sant'Ignazio dice qui è proprio opera di Dio, non c'è da discutere. Invece questa consolazione di cui stiamo parlando può venire in noi con una causa, per esempio quando stiamo meditando, quando stiamo riflettendo su Dio, quando stiamo riflettendo sui nostri peccati. Allora c'è una causa, no? Ecco, per la consolazione. Allora, attenzione bene, la consolazione, come dice la terza regola, attenzione bene, con causa può consolare l'anima tanto l'angelo buono come il cattivo, ma per fini contrari. L'angelo buono per profitto dell'anima, perché cresca e salga di bene in meglio. E l'angelo cattivo per il contrario, e per trascinarla avanti nella sua dannata intenzione e malizia. Allora, che cosa vuol dire qua? Quello che io vi ho detto già altre volte, che esistono vere consolazioni che sono da Dio, invece ci sono delle false consolazioni che vengono da Satana. Ecco qui quello che dice qui Sant'Ignazio, perché noi non dobbiamo semplicemente lasciarci guidare dalla consolazione, ma dalla vera consolazione, la consolazione che viene veramente da Dio. Perché vedete che, come dice qui Sant'Ignazio, a volte la consolazione viene da Satana. Però attenzione bene, vedete, guardate la differenza tra le due consolazioni. La consolazione che viene da Dio, la consolazione che viene da Dio, ecco, serve per il bene dell'anima, per il profitto dell'anima, perché cresca e salga di bene in meglio. Guardate che questo Sant'Ignazio lo dice con molta sapienza, perché lo Spirito Santo è uno spirito di perfezione. Lo Spirito Santo non ci fa rimanere come stiamo, lo Spirito Santo ci fa andare sempre avanti, ci fa sempre migliorare. Ricordatevelo bene, perché nella vita spirituale chi non va avanti va indietro. Se tu non cresci nella vita spirituale stai andando indietro, in certo modo stai perdendo tempo. Allora lo Spirito Santo non ti vuole far perdere tempo, ti vuole far andare sempre avanti. Allora vedete, lo Spirito Santo, quando ci dà la consolazione, è una consolazione che ci porta a crescere, e
e salire di bene in meglio. Ora attenzione bene, invece il demonio, ecco, ci offre in certo modo la sua consolazione per il contrario, cioè per farci andare di male in peggio, per frenarci nella vita spirituale, per trascinare l'anima, ecco, nella sua dannata intenzione malizia. Il demonio cerca sempre di frenarci nella vita di santificazione. Se può portarci al peccato grave, lo fa con molto piacere. Se ci può far morire e suicidare, lo fa ancora con più grande piacere, così ci porta direttamente all'inferno. Se il demonio non può fare queste cose, cerca di spingerci al peccato veniale, cerca di deviarci almeno un po' dalla vita spirituale, perché il demonio quello che fa, cerca di deviarci per quanto può, proprio dalla via di Dio, che è, come abbiamo detto, una vita di crescita continua nell'amore di Dio e nella santità. La quarta regola è proprio dell'angelo cattivo che si trasforma, ecco, dice Sant'Ignazio, sub angelo lucis, ecco, entrare con l'anima devota e uscire con se stesso, cioè insinuare pensieri buoni e santi conformi a quell'anima giusta e poco a poco a poco procurare di uscirne, trascinando l'anima nei suoi inganni occulti e perverse intenzioni. Vedete, attenzione bene, perché quando il demonio, come dice Sant'Ignazio, si presenta a noi come angelo di luce, vedete, qui vedete che Sant'Ignazio ci sta parlando di tentazioni nelle quali il demonio, ecco, ci insidia in maniera nascosta, cioè si presenta a noi, come dice anche San Paolo. Il demonio si presenta a noi a volte come angelo di luce, come se fosse un angelo buono. Quindi apparentemente sembra che sia venuto a noi l'angelo buono, ma in realtà non è così. E come fa il demonio quando si presenta come angelo buono? Vedete, il demonio innanzitutto ci conosce bene, studia bene com'è la nostra vita spirituale. Poi ci tenta entrando, ecco, entrando attraverso pensieri che all'inizio sono buoni e santi, però sono conformi a quell'anima e poi a poco spinge fuori linea. Vedete, bisogna stare bene attenti, a questo, perché il demonio, ecco, a volte ci presenta le tentazioni innanzitutto partendo da qualche cosa di buono, perché, come abbiamo detto, qui stiamo parlando di tentazioni più sottili del diavolo, più astute, più furbe, no? Il demonio qui lavora con più grande furbizia. Allora che cosa fa? All'inizio si presenta con cose buone, poi, in certo modo, ecco, attraverso queste cose buone ci spinge a cose cattive, no? Vedete, immaginate, a volte no, noi sacerdoti, tante volte per appunto, diciamo, fortificare, diciamo, sviluppare anche il nostro apostolato, a volte possiamo fare anche delle altre cose che possono aiutare la nostra. Diciamo possono aiutare il nostro apostolato, però prima di tutto, ecco, è la nostra vocazione che deve essere al centro di tutto, no? Allora, a volte il demonio, per esempio, ci può spingere a fare certe cose che, ecco, sono, diciamo, marginali, possono servire per l'apostolato. A volte ci spinge a fare delle cose marginali, delle iniziative, no? Che servono per portare, in certo modo, le persone al Signore. Però devono essere sempre fatte con la santa prudenza, nel senso che la vita del sacerdote deve essere sempre centrata nella preghiera, non so, appunto, nella santa messa. Questo è il centro di tutto, no? Appunto. Allora, a volte il demonio ci può presentare queste cose marginali, ecco, ci può, ecco, tentare su queste cose marginali, cioè dice: guarda, dedicati a questo, perché questo può fare del bene, puoi portare delle persone, eccetera. Ma a volte, sapete che fa il demonio?
ci spinge poi a dedicarci in maniera troppo intensa su queste cose. E quindi che succede? Succede che noi preghiamo di meno, quindi rischiamo a volte di diventare più deboli, e quindi chiaramente, diventati più deboli, possiamo essere poi più facilmente tentati in altre cose. Lo stesso può riguardare la vostra vita, no? Voi avete, ecco, degli impegni fondamentali, poi avete delle altre cose che potete fare, magari degli apostolati, delle cose che sono utili, no? Però ovviamente queste cose devono essere fatte con grande prudenza, perché se diventano la cosa principale, allora è chiaro che voi state andando fuori strada. E tante volte il demonio lavora proprio così, dice: guarda, vabbè, ma non è peccato fare questa cosa, no? Magari un padre di famiglia, no? Che ha evidentemente tutti gli impegni della famiglia, deve, ecco, deve lavorare, deve curare i figli, deve poi pregare, insomma. Allora magari ci sono delle altre cose che può fare un po' nei ritagli di tempo, magari anche di apostolato, di bene, no? Ma devono essere sempre ritagli di tempo, perché le cose fondamentali sono altre. Allora il demonio tante volte lavora su queste cose perché queste cose secondarie prendono una preponderanza straordinaria. Quindi vedete che il demonio, ecco, sto facendo un esempio, ci possono essere tanti di esempi, perché vedete, la vita spirituale deve andare avanti con ordine. Questo è molto importante. Quando si perde l'ordine, allora bisogna stare attenti. Il demonio lavora proprio per disordinare, cioè che dice: ah, guarda, per esempio, tu sei uno a cui piace pregare, ah, benissimo, benissimo, bisogna pregare sempre, allora invece di lavorare, magari un giorno ti può dire: guarda, invece di, ecco, magari comincia così, no? Ah, mentre lavori comincia a pregare, magari allora uno comincia a pregare, poi magari il demonio dice: no, devi pregare ancora di più, devi pregare ancora di più, proprio in maniera proprio, diciamo, materiale, no? Mettiti il rosario in mano mentre stai facendo questa attività, questo lavoro, mettiti. A volte qualche momento lo possiamo pure tenere, ma ci sono delle attività che ovviamente non puoi tenere il rosario in mano mentre stai lavorando, no? Allora il demonio tipo, appunto, vedete, dal bene, no? Dice: ma il Signore dice che devi pregare sempre, calma, il Signore dice che devo pregare, ma devo anche lavorare. Ma una persona appunto poco esperta dice: vabbè, ma io però devo pregare, allora mi metto col rosario, e poi magari le persone che stanno intorno dicono: ma questo non lavora, che sta facendo qua? Magari poi, Dio non voglia, perde anche il posto. Vedete, il demonio lavora tante volte in maniera furba, ecco perché noi dobbiamo sempre essere molto prudenti, ecco perché è importante avere un padre spirituale, una guida spirituale, perché a volte il demonio, vedete, entra attraverso questi canali che appaiono buoni e poi prende una preponderanza, disordina la vita spirituale, e quindi praticamente noi che stavamo camminando bene a un certo momento non camminiamo più bene. Quindi andiamo fuori linea, si crea un disordine, quindi dobbiamo stare molto attenti, cari fratelli, perché il demonio è molto furbo, e noi, guardate, che siamo un po' tendenti a questo. Quando qualche cosa ci piace nella vita spirituale, tante volte tendiamo a farlo molto, invece quelle cose che non ci piacciono nella vita spirituale cerchiamo di mettere da parte, e il demonio sfrutta questo, dice: ah, a te ti piace, per esempio, a te ti piace molto pregare, adesso ti faccio pregare sempre, però ti faccio pregare sempre nel peccato, perché se tu non fai quello che devi fare e preghi, in realtà non stai facendo la volontà di Dio. Quindi state bene attenti, quando Gesù ci dice di pregare incessantemente, non ci dice sempre di tenere il rosario in mano o di stare sempre in chiesa davanti al Santissimo Sacramento, a meno che uno non abbia una missione specifica in questo senso, allora è un altro conto. Ma normalmente, evidentemente, una persona deve lavorare, deve fare altre attività e pregare. La preghiera incessante normalmente è fare sempre la volontà di Dio e unire il lavoro alla preghiera, come dice proprio San Benedetto, no? Ora et labora. Allora vedete, invece il demonio in certi casi lavora su queste cose, ma questo può essere appunto, come dico, la preghiera. A un altro magari può piacere una certa cosa, per esempio leggere la parola di Dio, no? Dice: buono, è importante leggere la parola di Dio. Sì, però se tu che sei un padre di famiglia e devi fare tante cose, dedichi alla parola di Dio un tempo smisurato e non tieni più conto dei figli, non fai più quello che devi fare, a un certo momento leggere la parola di Dio non va più bene.
Quindi vedete, la vita spirituale deve essere ordinata con sapienza, allora la vita spirituale porta frutto. Quindi continua Sant'Ignazio di Loyola con la quinta regola: dobbiamo fare molta attenzione al corso dei pensieri, e se il principio, mezzo e fine è tutto buono e tende ad ogni bene, è segno di angelo buono. Ma se il corso dei pensieri che si hanno termina in qualche cosa cattiva o distrattiva, o meno buona di quella che l'anima si era prima proposta di fare, o la infiacchisce, o inquieta, o conturba l'anima togliendo la sua pace, tranquillità e quiete che prima aveva, è chiaro segno che procedono dal cattivo spirito, nemico del profitto, del nostro profitto e salute eterna. Ecco, vedete, questa regola è importantissima, è una delle regole, ecco, diciamo, più importanti e più decisive. Ecco, tra quelle che ecco, Sant'Ignazio ha presentato. Vedete come dice Sant'Ignazio: dobbiamo fare molta attenzione al corso dei pensieri. Ma perché dice questo Sant'Ignazio? Perché qui Sant'Ignazio sta parlando di una persona che vuole bene discernere per capire che cosa vuole Dio da lui. Allora Sant'Ignazio ci sta dicendo, qui Sant'Ignazio ha presente una persona. Che sta, come abbiamo detto, facendo una vita, ecco, nella linea del Signore. Una persona che è visitata da una consolazione. Abbiamo detto che quando il Signore ci dona queste consolazioni, ecco, quando sono le vere consolazioni, il Signore ci unisce a sé. Ci unisce a sé, Spirito Santo ci unisce a sé. Ci fa partecipare alla sua vita, quindi rafforza tante volte la nostra carità, rafforza a volte la fede, cioè ci fa partecipare a questa vita divina e ci fa sperimentare in maniera forte questa partecipazione. Allora, abbiamo detto, ecco, in questa consolazione lo Spirito Santo ci fa partecipare anche alla sua sapienza. Quindi, nella vera consolazione che succede? Sorgono dei pensieri che vengono da Dio. Ma, ecco, possono sorgere, ecco, ma nella falsa consolazione, ricordate, sorgono invece i pensieri che vengono dal demonio. Allora noi qui dobbiamo capire come, ecco, capire se una consolazione, vera consolazione, che veramente, ecco, ci dona dei pensieri di Cristo, di Dio, per la nostra salvezza, per la nostra, perché possiamo camminare sulla via che Dio ha voluto per noi. Oppure, se questa che stiamo sperimentando è una falsa consolazione nella quale il demonio ci mette i suoi pensieri. Allora dice Sant'Ignazio: se è una vera consolazione, allora tu hai dei pensieri. Questi pensieri hanno principio, mezzo e fine, tutto buono e tende ad ogni bene. Quindi vedete, quando è Dio che opera in noi, ecco, Dio opera con assoluta perfezione. Principio, il mezzo e il fine, tutto buono. Quindi ecco, il Signore ti fa passare per la sua strada, che è una strada tutta buona. Tende al bene, tende alla santificazione. Quindi il Signore, ecco, nella vera consolazione il Signore ci guida, ecco, verso il vero bene, verso la nostra santificazione, verso il paradiso. Ovviamente, ecco, il Signore ci guida, ecco, a seguire Cristo, qui appunto, ecco, allora vedete, il Signore, ecco, quando stiamo vivendo la vera consolazione e siamo illuminati dalla vera sapienza, questa sapienza ci porta su una strada che ha principio, mezzo e fine, tutto buono e tende al bene, cioè, meglio ancora, una strada che ci porta a crescere nella santità. Ricordate come abbiamo detto prima? Quindi i pensieri che vengono dallo Spirito Santo hanno principio, mezzo e fine buono e tendono al vero bene, cioè tendono a farci crescere nell'amore di Dio, crescere, a farci crescere, ecco, nella vita spirituale, nella santità. Ma se il corso dei pensieri
che si hanno termina in qualche cosa cattiva o distrattiva o meno buona di quella che l'anima si era proposta di fare. Allora, vedete, se è lo Spirito Santo, principio, mezzo è buono, mezzo e fine è tutto buono. E lo Spirito Santo ci spinge al vero bene, alla vera santità. Invece, se la consolazione è del demonio, che succede? Che i pensieri terminano in qualche cosa cattiva, oppure in qualche cosa distrattiva, qualche cosa che ci distrae da quello appunto che è il nostro percorso, no? Qualche cosa che ci distrae, che tende ad allontanarci dalla via buona, o qualche cosa, ecco, o il corso dei pensieri termina in qualche cosa meno buona di quella che la persona si era proposta di fare. Ecco, vedete, in questi casi, evidentemente, è una consolazione del demonio. Vedete? Oppure è ancora una consolazione del demonio quando. Che cosa succede? L'anima si sente infiacchita, inquieta, la sua pace viene meno la tranquillità, la quiete che prima aveva. Tutto questo è chiaro segno che questi pensieri procedono dal cattivo spirito, nemico del nostro profitto e salute eterna. Allora, cerchiamo di riprendere un attimo meglio questa regola, perché è una regola che Sant'Ignazio scrive le cose in maniera a volte un po' particolare, perché vedete, con questo metodo Sant'Ignazio, illuminato dallo Spirito Santo, ci porta a studiare bene queste regole, per capire bene che cosa vuole dire lui. Allora, vedete, Sant'Ignazio ci dice, se il buono spirito, attenzione bene, se il buono spirito, cioè se tu stai avendo una consolazione vera che viene da Dio, con la quale Dio ti vuole illuminare sulla tua vita futura e con la quale ti fa partecipare alla sua sapienza, allora il principio, il mezzo e il fine dei pensieri che ti vengono è tutto buono. Quindi se è il Signore che ti sta illuminando, che ti sta donando i suoi pensieri, questi pensieri, allora tendono al bene, tendono alla tua santificazione. Ecco, il principio, il mezzo e il fine, no? Che questi pensieri ti presentano è tutto buono. Quindi è tutto buono, non è che ci sono appunto peccati, ci sono cose che appunto non vanno in questo. Inoltre, se è la vera consolazione, se è lo Spirito Santo che ti sta guidando, ecco, questi pensieri che tu hai, che vengono, che dovrebbe, che appunto vengono dalla sapienza divina, questi pensieri terminano in qualche cosa di buono, in qualche cosa che non è una distrazione, in qualche cosa che non ti fa andare, ecco, non ti fa, diciamo, realizzare un qualche cosa di meno buono di quello che tu ti eri proposto di fare prima, perché lo Spirito Santo ti porta a crescere nella vita spirituale, non a diminuire. Inoltre, se è lo Spirito Santo che ti dona questi pensieri buoni, questi pensieri non ti infiacchiscono, non ti inquietano, non conturbano l'anima, non tolgono la tua pace, tranquillità e quiete che prima avevi. Vedete, cari fratelli, questi sono i segni dello Spirito Santo, no? Principio, mezzo e fine, tutto buono e tende ad ogni bene. Quindi tutto va verso la più grande santificazione. I pensieri terminano a qualche cosa di buono, non a qualcosa di distrattivo, non a qualcosa di meno buono, non infiacchiscono, non inquietano, non conturbano l'anima, non tolgono la pace, la tranquillità e la quiete che l'anima prima aveva. Vedete, questi, quando voi, vedete, quando voi siete nella vera consolazione e la vera sapienza di Dio, ecco,
vi sta guidando, vi guida per questa linea, una linea di santità, tutto buono, linea buona, non linea che vi porta ai peccati, una linea che vi tiene nella pace, nella tranquillità, nella quiete, non vi infiacchisce, non inquieta, non conturba l'anima, non, ecco, vi spinge a qualche cosa di distrattivo, qualche cosa di meno buono, a qualche cosa di cattivo. Vedete, cari fratelli, dobbiamo stare molto attenti a queste cose, perché Sant'Ignazio ci dona queste indicazioni proprio per smascherare il demonio furbo, cari fratelli. Ci dà queste indicazioni Sant'Ignazio proprio per, ecco, aiutarci a smascherare le sottigliezze con le quali il demonio vuole deviarci, portarci sulla sua strada. Ecco, allora adesso concludiamo, poi domani vedremo le altre regole, ecco, di questa, appunto, di questo secondo livello più alto di discernimento spirituale. Chiediamo alla Madonna che ci ottenga veramente di essere, ecco, di essere illuminati nel discernimento spirituale e ci ottenga anche di seguire, lasciarci guidare dalle ispirazioni dello Spirito Santo sempre e ci doni di, ecco, mai cedere nelle tentazioni del diavolo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.